Presidente, a lei le conclusioni, credo che possiamo celebrare in senso positivo, prima di chiudere e poi farò l'intervento di chiusura e i comuni di trattamento anche a coloro che hanno sollevato da ultimo qualche segno di protesta. Presidente Frattura, a lei la parola. Io penso avevo preparato un intervento, bisognerà che lo il lavoro. Avevo preparato un intervento di chiusura, però ritengo che gli spunti e gli stimoli vadano oltre l'idea di festeggiare un evento che sia non la celebrazione dei primi 50 anni, ma che sia soprattutto l'affermazione del futuro di una regione che intende essere. E se è vero che 50 anni fa è stata la solidarietà di un paese a determinare la nascita della 20ª regione, è anche vero che in quegli anni la solidarietà del paese è stata la prima vera ricchezza. Quel principio di solidarietà, più che di perequazione, perché la perequazione ricorda esclusivamente concetti economico-finanziari, ma penso che quella solidarietà sia stata la vera forza di questo paese. Solidarietà che però si è persa per volontà e determinazione forse della parte più ricca, più avanti, più dinamica rispetto al resto del paese. E allora quando il professore Di Giannomenico o Luciano D'Alfonso parlava della determinazione di creare una unità di intenti basata su fatti concreti, nel rispetto di ciascuna autonomia, io ritengo sia questo, quel vivissimo solidarietà reciproca che ci dà la possibilità di guardare con serenità oltre la riforma costituzionale. Se parliamo di serenità, la serenità sta nel benessere, la serenità sta nel welfare, la serenità sta nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. A tutti viene in mente di parlare di sanità. Una sanità condivisa, una sanità d'eccellenza, una sanità di cura per i cittadini significa però accordi di confine, significa accordi tra le regioni. Noi uno dei primi atti che abbiamo fatto appena insediato il governo di questa regione è stato chiamare al tavolo tecnico, non il tavolo tecnico massiccio e bello per il quale avrei altre considerazioni da fare, ma è stato quello di chiamare le regioni in prossimità di confine con la regione Molise, quindi Abruzzo, quindi Puglia, quindi Campania, quindi Lazio, per capire che cosa insieme potevano fare quattro regioni, tutte e quattro, al netto dell'Abruzzo che abbiamo rivoltato brillantemente per due anni di equilibrio i costi della sua sanità, che cosa tutti insieme potevano fare, perché la logica del disavanzo non è certo quella generalistica che ci interessa nel momento in cui parliamo di sanità, ma questo vale per le infrastrutture, perché se è vero che gli aeroporti, o è vero che la rete ferrata, o è vero che i porti, non credo che nel nostro Molise possa parlare di un rispetto che negli anni la nostra regione ha avuto su questi temi, perché quando si è parlato del collegamento est-ovest è evidente che la forza economica e politica proposta da un'area ha prevalso rispetto alla nostra. Perché se avessimo realizzato in tempi certi la Termini San Vittorio, oggi non staremmo a parlare dell'autostrada dei sogni, ma vivremmo forse la realtà che ha portato tanto sviluppo in Abruzzo grazie alla pescara L'Aquila Roma. E allora, al di là del nettizzare alcune vicende sulle quali non ci fermeremo, perché se abbiamo detto di guardare al futuro non ha senso piangere sull'antepassato di chi c'era e di chi non c'era, di che ruolo si aveva e di che ruolo non si aveva, ma penso che quella solidarietà reciproca, anche di schieramento, debba mettersi nelle condizioni di guardare insieme quel modello di regione in una logica interregionale. E questa può essere la marca di arte, non mi appassiona il Molisanio, la Moldavia, certo come vocazione naturale. Il mare, la ricchezza, il Mediterraneo, un miliardo di potenziali utenti, sta a significare per noi la naturale adesione a un progetto condiviso con Marche e con Abruzzo. Questi concetti però vanno condivisi, non possono partire dalla proposta
della parte debole, quale il Molise, ma devono evidentemente essere immediatamente sposate, sostenute e sovvenzionate anche dalle parti più forti, e dico prima le mani e poi l'abuso. Questo per noi significa andare ben oltre la logica conservazione di uno status che non possiamo più permetterci, perché se è vero che negli anni, attraverso una serie di riforme, sono stati costituiti degli enti, oggi un'analisi di quegli enti ci mette nelle condizioni che, pur avendo Molise Acqua, mai nulla si è fatto rispetto a una straordinaria ricchezza che avrebbe dato la possibilità a Molise non di vivere di rendita, ma di vedere compensata la gestione dell'acqua delle fonti molisane rispetto ad altre regioni attraverso investimenti compensativi, che significava reti, distribuzione e servizi. Ora non stiamo a dire non è stato fatto, perché perderemo altro tempo a discutere perché non è stato fatto. Oggi dobbiamo farlo, e lo facciamo con quella solidarietà che va oltre gli schieramenti politici. Quando sento parlare, e mi è dispiaciuto per la verità sentirlo proprio dal senatore Astore, della regione con gli emolumenti più alti, continuiamo a dire un falso assoluto, ed è ora di finirla. Io mi auguro che ciascuno di noi, in corso di mandato e a fine mandato, possa essere valutato per che cosa di nuovo, di innovativo, di giusto, di reale e di concreto ha fatto per questa regione. Io non sento di rubare un euro dell'indennità che mi viene riconosciuta. Abbiamo ritardato l'indennità sulla base di una legge nazionale. Non c'è regione al di sopra dell'asticella, non c'è regione al di sotto. Siamo allineati, e su questo sfido di un cedolino alla mano di verificare l'indennità. Parliamo invece di quella straordinaria, tra virgolette, marea di strutture che nulla portano, nulla fanno e nulla danno al nostro territorio. Noi abbiamo avuto il coraggio di moltiplicare gli enti, perché forse ci servivano consigli di amministrazione dove evidentemente dovevamo sistemare qualcuno. È stato fatto, è stato un modello, questo modello è entrato in crisi, ora è arrivato il momento di rivoluzionare quel modello, e quel modello lo si rivoluziona non con la forza, ma con la serenità delle scelte legate al territorio, legate ai cittadini. Una struttura ha motivo di esistere se porta valore aggiunto al territorio e qualità ai servizi. Se così è, benvenga. Sono d'accordissimo. L'ospedale di Agnone ha motivo di esistere nel momento in cui Castel di Sangro e Agnone hanno un unico obiettivo: qualità di servizi in quel territorio, con evidenti difficoltà logistiche di spostamento. E così vale per l'Isernia e Pinafro, e così vale per la Rima e Termoli, e così vale per l'Università degli Studi del Molise, Fondazione Giovanni Paolo II e Cardarelli, rimanendo in ambito regionale. Queste sono le scelte sulle quali il modello Molise, per continuare a esistere come autonomia regionale, deve confrontarsi con i vari tavoli tecnici che invece conoscono esclusivamente i principi ragionieristici. E allora la scommessa è questa: non è quella di sopprimere le comunità montane e, a distanza di anni, avere ancora il problema del patrimonio e del personale, come accadrà senza lungimiranza con la soppressione delle province. Le riforme istituzionali hanno un senso quando sono condivise con i territori e con i cittadini, quando ciascuno di noi ha contezza del beneficio che quella riforma garantisce al cittadino e al territorio e al cittadino. E allora, padre Giancarlo, quella ruralità, che forse è bene comune di un principio solidale che ha caratterizzato questi straordinari anni di questa regione, perché se non fosse stato per merito, per demerito, per colpa della crisi, noi avremmo continuato ad andare avanti spendendo ben oltre di quello che potevamo permetterci, perché c'era mamma Stato che comunque a fine anno, in un modo o nell'altro, compensava le carenze del nostro bilancio. E allora adesso, insieme, condivido con una partecipazione comune, quelle riforme vanno scritte, ma vanno scritte non con la logica della maggioranza in aula, perché un altro concetto che ci
che ci sfugge è la maggioranza o l'espressione democratica dei cittadini con quella delle rappresentanze assembleari. Purtroppo questo è un disallineamento che dobbiamo superare con quella logica di condivisione delle riforme. E allora ci siamo e ci saremo. Ci siamo per la sanità, ci siamo per le infrastrutture, ci siamo per i servizi, ci siamo per la casa, ci siamo per la scuola. È inaudito assistere ancora ad oggi, non all'esempio citato dal senatore Astore, è inaudito assistere a richieste di comuni che non hanno il modulo base, che ancora immaginano di ricostruire una scuola in quel comune sapendo che non c'è il numero di bambini tale da garantire il modulo. E allora la forza e la determinazione impopolare è quella di dire: questa scuola ha un motivo di esistere nel momento in cui serve questo bacino d'utenza, garantendo classi dove i bambini di prima frequentano i loro compagni della prima del comune vicino, e non certo ancora le prime classi, che non so quale garanzia danno al futuro dei nostri giovani. L'università è stato un effetto, ha avuto una risonanza eccezionale per la nostra regione. Però l'università ha un senso e un significato quando insieme all'università non solo formiamo i giovani, ma soprattutto gli garantiamo occupazione nel territorio dove quei giovani li formiamo. E allora anche l'università, nella sua autonomia e non nella sua dover a tutti i costi drenare risorse a una regione in affanno, quella stessa università, con una forza innovativa, mi auguro anche di una nuova governance, potrà avere nei prossimi anni un collegamento forte con la regione, mirato a costruire non i progetti per contrattualizzare N giovani, ma per formare N giovani in grado di svolgere la propria attività nella nostra regione. Questi sono i modelli che si montano insieme all'Università dell'Abruzzo, delle Marche e via dicendo. Una fondazione cattolica che si specializzi in quelle specialità per le quali è nata, e che non diventi doppione o triplone di offerta che il vicino Cardarelli addirittura mette in campo. Questi sono i modelli con i quali ci confrontiamo, e mi auguro che da qui a 5 anni potremo riconfrontarci serenamente con il sorriso con i cittadini per dire: in questi 5 anni non abbiamo rubato un euro dell'indennità uguale alle altre regioni che ci avete riconosciuto. Però siamo nelle condizioni non di raccontarvi quello che faremo, ma di dirvi punto per punto quello che saremo riusciti a fare, sperando che la logica del collaudo prevalga sulla logica dell'inaugurazione del taglio di nastro che nulla porta e nulla ci regala. Chiudo con un augurio: in un momento così difficile è chiaro che parlare di festa suona in termini anacronistici, parlare di festa dall'idea degli sprechi, delle sprechi, dello sperpero di risorse. Non è questo il messaggio che vogliamo dare, deve essere un segnale di festa, come il battesimo della Basilica Minore, come la presenza del Ministro che ha assunto un impegno, non so fino a quanto, chiaramente da lui difendibile in maniera singola e personale, ma mi auguro che questa festa significhi appunto il senso di solidarietà che ha portato a festeggiare questi 50 anni ho finito Salvatore, ma soprattutto rilanci quel Molise al centro dell'Italia, cerniera nei fatti e non solo nelle promesse e nelle affermazioni. Grazie. Grazie Presidente, io ringraziamento, ovviamente ringrazio tutti gli intervenuti, tutte le autorità, tutte le istituzioni, in particolare ringraziamento la Sua Eccellenza Monsignor Brigantini e soprattutto a Don Massimo, a tutti i cittadini che ci hanno dato onore all'inizio di questa prima giornata di celebrazione di questo 50° anniversario di indipendenza, di separazione dall'Abruzzo, e in quello che era il lancio fatto dal professore Di Gian Domenico, presidente del comitato organizzatore, rispetto al titolo 5 dell'articolo 117 del comma 8, io sono convinto che possiamo tracciare insieme uno sviluppo futuro di questa regione, assicurando la propria autonomia, che non sia soltanto una
soccompensa ad altri, mentre ci facciamo gli attori principali. Grazie a tutti, la prossima celebrazione, sempre tematica, è prevista per il 19 ottobre, poi vi sarà data notizia come sempre. Grazie ancora. Grazie.